Paolo Bertinetti, buongiorno. Buongiorno. E bentornato qui nel posto delle parole per raccontarci ciò che succederà a Savigliano, al Palazzo Taffini e alla sede decentrata dell'Università di Torino, al Palazzo Santa Monica qui a Savigliano, sabato 16 novembre. E sabato 16 novembre ci sarà la seconda edizione di Spie e Romanzi, una rassegna letteraria sul romanzo di spionaggio. Romanzo, ma ovviamente non solamente il romanzo, perché gli argomenti che attraverserete saranno veramente molti. Paolo Bertinetti, lo ricordo ai nostri ascoltatori, e già preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere all'Università di Torino, professore emerito di letteratura inglese, e quindi dalla sua ha tutta questa conoscenza per quanto riguarda anche l'aspetto di quello che andremo a raccontare fra poco. Quanto, Paolo Bertinetti, di quello che lei ha raccontato ai suoi studenti nella Facoltà di Lingue e Letteratura, di Letteratura Straniera Università di Torino, è passato poi a raccontare, a creare anche questa realtà di festival dedicato per l'appunto allo spionaggio? Ma devo dire che una premessa doverosa è questa. Ovviamente, insegnando letteratura inglese, io parlavo di grandi autori, a seconda dell'annualità in cui mi trovavo, poteva essere tanto, per fare il nome più illustre, poteva essere tanto Shakespeare, quanto invece in altre annualità gli scrittori grandissimo, Dickens o gli scrittori del Novecento. E tra gli scrittori del Novecento, uno degli autori che io promuovevo, per così dire, a differenza di una, non dico dalla quasi totalità, ma siamo lì vicino, della critica accademica, era Graham Greene, grandissimo romanziere e a suo tempo, seppure per un periodo non lunghissimo, agente dei servizi segreti inglesi. E alcuni dei suoi romanzi ovviamente hanno una storia o addirittura un protagonista che fa parte dei servizi segreti. Da lì è stato tutto sommato poi relativamente facile parlare di un autore più vicino a noi, è tuttora vivente, anche se ha 86 anni o giù di lì, che è John le Carré. Lì l'operazione è stata, come dire, un po' meno facile. Perché? Perché comunque di Greene si diceva che era un romanziere importante, si diceva romanziere, mentre invece di Le Carré si diceva autore di libri di spionaggio, quindi in qualche modo lo si collocava in una sottocategoria, mentre invece, dato che il mio giudizio è, non solo il mio giudizio, oramai ci sono autorevolissimi giudizi che vanno nello stesso senso, che Le Carré fosse un grande romanziere che ha scritto dei libri in cui l'argomento è lo spionaggio. Ecco, questo è stato un po', come dire, ciò che ho dovuto fare. Un romanzo di John le Carré che non possiamo non ricordare, per esempio Un passato da spia, a proposito del Festival di Savigliano. Quindi Un passato da spia, ricordo, edito da Mondadori, è un romanzo veramente di grande maestria di narrazione della spy story. Sì, anzi approfitto per farmi un po' di pubblicità. Questo romanzo, Un passato da spia, esce negli Oscar Mondadori, gli Oscar contemporanei, cioè emesso nella stessa collana che ospita i grandi scrittori, da Thomas Mann a chi volete voi, che è stata una scelta importantissima da parte della Mondadori, sull'onda di cosa ha fatto Penguin. Penguin ha messo Le Carré nei classici, Penguin Classics, i romanzi di Carré sono in quella collana. Così avverrà per i romanzi di Carré. Si parte con i 9 romanzi in cui George Smiley, il personaggio straordinario, se posso dire, è l'anti-James Bond, insomma,
la gente labilissimo, di alto livello, agente segreto dei servizi britannici, in cui lui è o protagonista o comunque è personaggio, come appunto in questo ultimo, un passato da spia. In tutto sono 9 romanzi che usciranno uno via l'altro nelle prossime settimane, e a ognuno di questi romanzi è stata data una postfazione, di cui io sono l'autore, che si intitola Dossier Smiley, cioè come fosse un dossier di qualche ente investigativo in cui si descrive lui, le sue caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo romanzo è interessante poi per un'altra, lo si può leggere comunque così di per sé, ma è ancora più interessante per chi ha letto il suo primo capolavoro, che è Una spia che venne dal freddo, quello famosissimo anche per il film che ne fu tratto, e poi, beh, data la data odierna, è un romanzo, La spia che venne dal freddo, che si apre e si chiude sul muro di Berlino, perché ovviamente è ambientato nell'epoca in cui il muro da poco era stato tirato su. E il muro di Berlino rappresentava anche un concetto ideale per quanto riguarda lo spionaggio, perché era, se vogliamo, la metafora per eccellenza, no? Per alcuni aspetti dello spionaggio. Sì, è vero, infatti in questa postazione io ho dovuto fare un capitoletto che è intitolato La guerra fredda, perché oramai per i lettori di oggi, non solo per i giovanissimi, ma anche per quelli non particolarmente anziani, è una cosa remota, di cui non c'è stata esperienza diretta, e quindi ho pensato fosse utile fare un capitoletto proprio in cui dico cos'era la guerra fredda, che era la contrapposizione tra Oriente e Occidente, tra il blocco Unione Sovietica e il blocco dell'Europa orientale e l'Occidente, e che proprio nella città di Berlino era una guerra di spie, oltretutto essere una guerra fredda, era una guerra di spie calda, nel senso che molti persero la vita. Ebbene, e Berlino era proprio il luogo per eccellenza dove questa guerra calda di spie aveva luogo. Da tutto questo e molto altro ancora, poi prende spunto l'idea di Paolo Bertinetti per creare questo appuntamento a Savigliano sabato 16 di novembre. E che cosa incontreremo sabato 16 novembre, Paolo Bertinetti, in questa giornata dedicata allo spionaggio? Dunque, la giornata è divisa in due. C'è una prima parte che, appunto, come ha appena detto lei, si svolge nella sede universitaria savigliano dell'Università di Torino. Lì ci sono diversi interventi appunto sul cyberspionaggio, come lo vogliamo chiamare, su altri aspetti ancora che riguardano come dire, il modo con cui lo spionaggio viene percepito, e a questo punto Sky, no, con i suoi canali dedicati appunto a questo argomento, e poi ci sarà anche l'intervento di un funzionario dei servizi segreti italiani che si occupa della formazione degli agenti, il quale appunto parlerà di come avviene, c'è una vera e propria scuola di formazione, di come, che caratteristiche ha e di come avviene questo nella mattinata. Invece nel pomeriggio, dove la sede è il teatro, non è più l'università, ci sarà un incontro con Bruno Gambarotta, che ci parlerà appunto di George Smiley, di questo straordinario personaggio creato dalla fantasia di Le Carré, e chissà riuscirà a parlarne, dato che Bruno Gambarotta è un formidabile umorista, e riuscirà magari anche a scovare gli aspetti, no, del personaggio su cui esercitare la sua brillantissima ironia. Sempre nel pomeriggio, prima dell'aperitivo, sempre nel pomeriggio ci sarà poi la presentazione del libro di Giulio Massobrio sullo spionaggio italiano, perché questa è la cosa curiosa. Di
mentre noi siamo invasi da gialli, forse lì è stato decisivo, no, il successo di Montalbano, di Andrea Camilleri, siamo invasi da gialli di autori italiani, non ci sono, cioè di polizieschi, non ci sono romanzi di spionaggio di autori italiani. Questo è Giulio Massobrio, possiamo considerarlo proprio il primo, per cui con lui parleremo di un romanzo ambientato nel presente, dove i servizi segreti italiani sono i protagonisti della storia. Ma secondo lei, Paolo Bertinetti, come mai la narrativa italiana ha sempre fatto a meno di questo aspetto di racconto, concedendo spazio agli inglesi e agli americani? Ma guardi, la mia spiegazione, il tentativo di spiegazione è questo, che tutto sommato comunque, al di là dei formidabili traditori che ci furono nei servizi segreti inglesi, l'idea è che i servizi segreti inglesi, per gli inglesi, fossero comunque sia, al di là dei limiti, dei difetti, delle gravi mancanze in qualche caso, fossero una cosa al servizio della sicurezza del paese. Ci sono dei romanzi di spionaggio francesi, per la stessa ragione, così come ci sono quelli americani, per la stessa ragione. Io ho l'impressione invece che, per la sua storia, penso soprattutto agli anni 60 e anche agli anni 70, beh, quest'idea da noi non c'era. Non c'era l'idea che i servizi segreti italiani fossero dei servizi di sicurezza, fossero qualcosa di cui come dire, fidarsi, di cui andare fieri. Io credo che sia stata questa la faccenda. Le cose sono cambiate negli ultimi anni, non solo negli ultimi, anche nei penultimi, non è più così. E quindi l'atteggiamento ovviamente che possiamo avere nei confronti dei servizi segreti italiani, che non a caso si chiama Servizi di Sicurezza della Repubblica, possa essere del tutto diverso da quello che da parte di molti, se non altro, si aveva prima. E però nel frattempo è stato il poliziesco a tirare gli inventori, i creatori di thriller, e non ancora lo spionaggio. Immagino che magari d'ora in avanti la situazione potrà essere diversa. E potrebbe anche essere questa la presenza di un festival come quello che si realizzerà a Savigliano sabato prossimo, anche la possibilità di dare una narrativa nuova per quello che riguarda la scrittura italiana riferita al tema dello spionaggio. Ricordo che questo incontro dedicato allo spionaggio e non solo si realizzerà, come dicevo poco fa, a Savigliano in provincia di Curia, all'ex convento di Santa Monica, la seconda edizione di questa rassegna, il cui direttore è Filippo Monge, direttore per l'appunto di questa rassegna. Paolo Bertinetti, parlando di film invece, perché parlare di spionaggio possiamo parlare sicuramente di libri, ma non possiamo esimerci dal tema della cinematografia, perché qui è ancora più presente. Dunque, è ovvio che subito ci viene in mente Bond. Io sono convinto, e l'ho anche scritto in tutte le volte che ne ho avuto occasione, che i romanzi di Fleming mai avrebbero avuto il successo che hanno avuto se a un certo punto un produttore cinematografico, la moglie di questo produttore soprattutto, non avesse deciso di investire sulla trasposizione cinematografica dei romanzi di Fleming. E poi la cosa indovinatissima, la scelta di Sean Connery, che non era l'attore che Ian Fleming aveva in mente, fu un ripiego, fortunatissimo ripiego. L'interpretazione, la figura di Connery fu poi decisiva per appassionare tutti quanti ai film di Fleming. Quindi il
cinema lì è stato decisivo. Però devo dire, visto che molto si parlerà di Le Carré sabato prossimo, devo dire che anche molti dei libri di Le Carré sono diventati film. Certo, non sempre con una scelta vuoi di regia, vuoi di interpreti all'altezza da un punto di vista della forza di comunicazione pubblicitaria, proprio perché poi è questo, che hanno avuto i film di 007. Quello che invece è stato formidabile, almeno solo in Inghilterra però, per i romanzi, come spinta per ai lettori per i romanzi di Carré, è stata la serie televisiva. Una serie televisiva in cui appunto quello straordinario, formidabile attore che era Alec Guinness faceva la parte di George Smiley. Sono visibili, credo addirittura in parte gratuitamente, andando su YouTube o qualcosa del genere, quella serie televisiva. E, certo, è solo in inglese, bisogna sapere l'inglese per potersela godere e apprezzare. Lei che dell'inglese ha tradotto anche, se non ricordo male, l'Amleto e la Tempesta di Shakespeare, quindi... E anche Macbeth, sì. E anche Macbeth. Tre dei maggiori capolavori, sì. Ecco, sì. Quindi la traduzione ha un valore molto importante. A proposito di traduzione, a proposito di classico, a cui lei faceva riferimento nel corso di questa conversazione, parlando di scrittura, recentemente noi abbiamo avuto come ospite qui nel Posto delle Parole Renzo Crivelli, che lei ben conosce in quanto è stato professore anche all'Università di Torino. Renzo Crivelli, noi l'abbiamo incontrato per il libro Flash Letterari, la narrativa e la poesia di lingua inglese. La preposizione di è molto molto importante. Secondo lei la narrativa di lingua inglese, dal suo punto di vista, lei che l'ha raccontata dalla cattedra giorno dopo giorno, come sta oggi? Ma la narrativa di lingua inglese, è stata anche una dei settori di cui molto mi sono occupato in un momento addirittura, se così posso dire, pionieristico. A Torino in particolare era stato Claudio Gorlier a promuovere questo settore di studi. Poi era stato Perosa a Venezia, era stato Rizzardi a Bologna. E perché si coglieva che da parte di questi scrittori, i figli delle ex colonie, insomma, c'era una produzione di notevole interesse, in qualche caso di grandissimo interesse. Alcuni dei protagonisti di questa straordinaria fioritura ormai non ci sono più. Derek Walcott, poeta premio Nobel per la letteratura, Acebe, scrittore nigeriano, autore di veri bestseller in tutti i paesi di lingua inglese. Alcuni sono ancora fortunatamente in piena attività. Di tutti questi io però uno su tutti ricorderei, accanto a molti nuovi che si vanno affermando proprio in questi ultimi, diciamo, 10 anni. Però io soprattutto continuerei a ricordare Salman Rushdie, tutte e due le pronunce vanno bene, una all'indiana e l'altra all'inglese. Salman Rushdie, secondo me, continua ad essere il maggior scrittore vivente di lingua inglese, insieme a un altro scrittore di lingua inglese e non inglese, e cioè a Coetzee, che è sudafricano, anche lui insignito del premio Nobel. Questi sono i vecchi, diciamo così. Certo, e poi anche tra i nuovi si affermano delle voci molto interessanti. La cosa curiosa è però che soprattutto ormai si tratta di scrittori, sono di origine caraibica, africana, eccetera, però nati in Inghilterra o arrivati in Inghilterra o negli Stati Uniti quando erano giovanissimi. Questa è una differenza, ma
loro valore, beh, dobbiamo aspettare, come sempre, almeno qualche anno. E a proposito di differenze, Paolo Bertinetti, la trattengo ancora qualche istante. Sì. Lei ha citato Salman Rushdie e, sì, e Coetzee, sì, che sono due scritture che sono veramente con una differenza sostanziale. La narrativa, sì, di Rushdie è sicuramente una narrativa molto più prolissa rispetto alla secchezza, mi passi questo termine, di Coetzee. No, è proprio così, cioè se io dovessi dire in un aggettivo come la scrittura di Rushdie, direi che è pirotecnica, e mentre invece di così dovrei dire che appunto è economica, secca, come ha detto lei, questa è algida addirittura, questa è ciò che le differenzia, ma tutte e due sono, a mio avviso, scrittori grandissimi. Che rispecchia tra l'altro anche proprio il carattere stesso delle due persone, la loro scrittura non è altro che anche l'espressione dei caratteri delle due persone, sia per Coetzee sia per Salman Rushdie. Prima di salutarci, Paolo, sì, Bertinetti, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in realtà in questi giorni, dato che sto lavorando al secondo blocco dei romanzi di Le Carré, e sono quelli che hanno come argomento la dissoluzione i quattro che hanno come argomento la dissoluzione dell'Unione Sovietica, mi sto rileggendo questi quattro romanzi proprio in questi giorni, per cui come dire, sono letture di lavoro. Di lavoro, ma anche di estremo piacere, come abbiamo potuto ascoltare dall'entusiasmo nel raccontare queste cose dal nostro ospite Paolo Bertinetti, che sarà presente a Savigliano sabato 16 novembre per questa seconda edizione della rassegna dedicata allo spionaggio e a tutto quello che racconta lo spionaggio e quello che esprime anche il senso della società, perché i romanzi di spionaggio esprimono, danno il senso, fanno sentire anche il polso di quello che è la società e la storia stessa. Grazie ancora Paolo Bertinetti. Grazie a lei. Buongiorno.